Ciao a tutti, sono Gianni95, siamo qui su un nuovo video di Cluster Clash che è da 2 settimane che non lo portavamo. Naturalmente non ci sono più leggende da sbloccare per questo castello, da questo castello indietro, quindi per il momento non si potranno. Dobbiamo aspettare, dobbiamo arrivare in castellotto e poi sbloccare le altre leggende tre re che mancano, però dobbiamo arrivarci, quindi ci vorrà un po'. Abbiate pazienza e poi ci arriveremo e vi farò vedere nuove carte, nuove leggendarie che useremo e proveremo in battaglia quando le sbloccheremo. Comunque, notizia, se non so se l'avevo detto nello scorso episodio, penso di sì, perché comunque nello scorso episodio avevamo sbloccato tutte le carte, quindi presumo di sì. Abbiamo sbloccato l'elementare del fuoco, dall'ultimo episodio qua, questo qua, che non potenziamo adesso perché l'oro c'è per altro. Poi con l'oro siamo arrivati a potenziare fino al metamorfo che costa 2 di elisir, quindi dopo potenziamo il metamorfo al 4 quando abbiamo 4000 che non manca molto, e poi le frecce che usiamo, quindi 8000 le andremo a usare qua. Danno un sacco di esperienza, noi siamo a livello 10 di esperienza, massimo è 14 perché qua non è come su Clash Royale, Clash Royale è il limite 13 di tutto, e qua invece è 14 per esperienza, 14 per comuni, uno è il livello più rispetto a tutti quelli di Clash Royale. Rispetto ai normali livelli, non a quelli che aggiornati che sono tutti al 13. Che tipo qua le leggendarie arrivano fino al 6, partendo tutti all'1 comunque. Va bene, sperando che avete capito. Comunque siamo arrivati quasi a 400 iscritti, vi dico prima le news, prima di andare avanti. Quasi a 400, quindi a 400 faremo un nuovo moderatore, poi a 500 ci sarà lo speciale, vabbè 400 speciale anche. A 500 moderatore più speciale. Più i provini per il team, nuovo sfondo editing del canale, nuovo sfondo e icone del canale, cambiamo le immagini a 500, quindi cambia un po' di cose. Poi riguardo al moderatore 200, se vi ricordate non ho mai, cioè, ho detto sempre che a 200 avrei messo un moderatore e non l'ho mai messo e l'ho messo a 300, quindi io avevo già, perché lì avevo già deciso chi mettere moderatore. E poi ho visto che era un po' inattivo, quindi ho detto magari ha dei problemi, non lo disturbiamo nominando il moderatore, perché essendo un moderatore devi essere più attivo e quindi devi occupare più tempo per il canale. Però mi ha detto che comunque è un amico, quindi mi ha detto che da ora in poi sarà sempre più attivo e gestisce la chat, e a me un moderatore più attivo magari serve. Non, poi, gli altri che vogliono essere moderatori non vi arrabbiate, ma questo l'avevo già deciso dai 200, non è una cosa che ho deciso adesso e lo faccio a lui e faccio un dispetto a voi. 200. Ed è comunque valido il fatto che comunque potete comunque aiutare il canale senza essere nominati moderatori. Non è che dovete essere moderatori per forza, un canale lo seguite perché vi piace il canale, non per essere moderatori di quello. Io vi ringrazio per il vostro supporto, per voler essere moderatore del mio canale, perché mi fa piacere che ci teniate a me. Dato che ho detto questo, comunque, se volete essere moderatori dovete comunque moderare la chat, moderare tutto quanto, quindi non serve, cioè potete, queste sono cose che potete fare anche senza essere nominati moderatore, quindi se volete aiutare potete farlo lo stesso, tipo il messaggio solito, iscriviti al canale, lascia campanella, tipo come farebbe un bot che ti aiuta e ti supporta. Comunque, terza news, allora il gioco si è aggiornato, quindi ci sono nuove cose, nuove aggiunte, tutto quanto, adesso vi faccio vedere. Allora, come potete vedere hanno aggiunto le leghe, come su Clash Royale. Abbiamo le leghe Maestro 1, Maestro 2, Maestro 3, Gran Maestro 1, Gran Maestro 2, Gran Maestro 3, poi Campione, Campione 2. Gran campione e infine leggenda. Leggenda è solo il primo della classifica mondiale è nominato leggenda e può prendere un sacco di cose. Adesso vi faccio l'esempio con questo grado qua. In questi bauli qua si trovano dei pacchetti cristalli. Più sei alto di lega, più pacchetti di cristalli puoi ricevere. Qua ne ricevi 110, sono veramente tanti. Praticamente con i pacchetti cristalli puoi livellare delle carte che non hai, che comunque non è, o non hai oro, non hai, non ho capito benissimo. Se non hai oro o non hai le carte sufficienti, con queste qua ti aiutano a livellarle di un livello, penso. E non so se sia per un periodo limitato, però ti aiutano a fare per le carte. Servono per le carte queste qua. E in ogni
pacchetto di cristallo, qui ce ne sono 110 pacchetti. Ogni pacchetto di cristallo contiene uno di questi pacchetti sotto, uno di questi gemme qua. Ho 10.000 blu, 1.000 arancioni, 100 viola, 10 rossi o uno mitico. Naturalmente ogni cristallo ha la sua rarità e quindi i blu vanno per le comuni, quindi ogni rarità vale per ogni rarità di carta e puoi potenziare quella carta con quella rarità lì. Mitico, non so, magari mitico puoi decidere quale delle quattro potenziare. Ok, facciamo fretta, se no non giochiamo mai, non facciamo nessuna partita. Ogni lega naturalmente avrà un distacco di 400 trofei circa e naturalmente ogni traguardo, ogni fine stagione ti abbassa i trofei, non so di quale percentuale precisamente, ma ti abbassano un po' di trofei. Non ti riporta all'inizio, ma ti abbassa i trofei. Ok, però dobbiamo arrivare comunque in Castelnuovo per fare questo. 3.400 e poi altri 400 per arrivare qua. Ok, c'era un'altra news, se mi ricordo bene, no. Ah, ok, sì, se volete che inizi una nuova serie, che vabbè, in molte live vi ho detto che serie era, però non so se ve la ricordate, dovete donarmi 12 euro tramite codici da PS4. Non per andare contro YouTube, ma io non posso ancora ricevere donazioni, quindi l'unico modo per ricevere donazioni è darmi codici da usare su PS4. Quindi se volete darmi 12 euro di codici da usare su PS4 prima che scada l'offerta, se no se scade l'offerta 20 euro, riesco a portarvi una nuova serie sul canale. Ok, va bene, news fatte, 7 minuti di news, scusate. Vabbè. E oggi è giorno news, oggi è più di così. Vabbè, approfitto per dirvi che il prossimo mercoledì e giovedì ci sarà niente né live né video, perché mercoledì e giovedì prossimo sarò via, sarò in una specie di vacanza, non è proprio una vacanza, però comunque sto in un altro posto, non so proprio. Io posso registrare solo da casa perché la connessione ce l'ho da casa. Quindi non potrei neanche caricarvelo. Per farlo sì, su giochi offline. Però per caricarveli serve la connessione, quindi non potrei caricarli. Non posso programmarli e caricarli perché non ho il computer adatto per farli. Infatti io giochi da computer non ne posso portare né nemmeno le donazioni, quindi è tutto un problema collegato. Va bene, direi di fare 2-3 partite, poi chiudiamo il video e speriamo di vincere 2-3, così facciamo il titolo solo vittoria. Speriamo. Ok, io uso il deck solito. Con le mie legionarie ne avrei 9 legionarie, ma non le uso tutte nello stesso deck perché usare tutte e 9 non è proprio conveniente, non stanno bene tutte insieme. Veramente ci sono certe carte che trovi contro che sono veramente brutte. Qui ecco, gli accendi magari mi facevano comodo. Ok, quella. Se non mette la protezione dovrei buttare giù. Vai così, ecco, perfetto. L'angelo che protegge la driade, che magari si rigenera un po'. La protezione, la metto io, la protezione, così almeno la driade può andare avanti. Però mettiamo la strega nera così muore tutto lì. Perfetto, che sennò mi ammazza tutto. Mi ammazza lo stesso perché mi ha buttato giù. Aspetta. Vai, butta giù la driade almeno come minimo. Perfetto, la D è andata giù. Butta la pirata. Se sentite un po' di casino perché c'è un po' di. Cioè, abbaiano i miei cani. Sostanzialmente questo. Se trovassi le frecce magari sarebbe meglio, sai? Quello schifo là magari è meglio di no. Le frecce, sì. Perfetto. Aspettiamo gli arcieri. Con gli arcieri dovremmo buttare giù con le frecce. Ecco, no, non volevo buttare lì la vampira, ma va bene. Ci serve il drago? No, e ci hanno ammazzati, perfetto. Bravo, bravo. Ha vinto lui. Va bene, oggi era il giorno news, quindi. Il video news. Lo chiameremo video news a questo punto. No, scherzo. Comunque, sì. Apex non vi è piaciuto a tutti, però secondo me ha fatto le sue visual. Quindi magari o mi esercito oppure vi porto video. Decidete voi sotto i commenti se vi piace magari più video che live di Apex. Magari solo con Vittorio.
Anche se io comunque su iPad preferirei fare le live perché sono. Lo immagino come il gioco da live, non il gioco da video. Mi piace di più da live. Vai vampira, vai. Perfetto. Vai. Ecco, lo sciamano, ce lo mettiamo lì. Ok, le nostre leggendarie fanno fuori tutto. Dai, questa la vinciamo, dai, è impossibile che noi prendiamo pure questa. Ecco, grazie. Parla di fuoco lì sopra. Io avrei piuttosto mirato allo sciamano, secondo me, però. Contento lui di aver mirato le mie carte. Dall'altra parte. Ok, adesso buttiamo l'elementare qua in mezzo, così la pirata va giù. Ok. Il mago qua in mezzo, così mandiamo giù il suo mago. Ok, voleva ucciderci tutto ma non ce l'ha fatta. Mette la barriera. Abbiamo l'angelo scuro veramente alto adesso. È protetto, anche lì in mezzo proteggiamo. Ok, abbiamo vinto. Almeno una vittoria abbiamo fatto oggi. Ti immagini se facevo 3 sconfitte e poi era solo un video news? Cioè era veramente brutto come cosa forse. Ok, dai, abbiamo persa una, vinta una e adesso proviamo a fare la vittoria. La vittoria al meglio di 3. Ok, ricella l'11, costa 20.000 portare ricella l'11, quindi ci è voluto un po'. Comunque Mario, se guardi questo video, spero che tu lo guardi perché mi fai fare views, visualizzazioni. E vi ricordo che devi lasciare un commento, se no non riesco ad aggiungerti il moderatore. Io tramite commenti riesco a farlo da computer. Riesco solo ad aggiungere moderatori da computer. Non ho altri mod, cioè non ho altre cose da poter fare a computer. A parte vedere il mio canale, cioè ovvio. No, mi ha avuto una fortuna incredibile. Dai, le frecce sono. Sono perfetto, perfetto. No, la vampira. Vabbè, magari la butta giù. Dai, dai, sì. Volevi buttarmi giù con. Se quell'imbittitore becca la torre, ti fa un danno incredibile. Ho le frecce stavolta, però. Ho le frecce, quindi ti frego io. Olè. Devo solo magistrare la parte sotto, che magari togliamo via quello con l'angelo scuro. Con l'angelo normale, così protegge l'angelo scuro. Il mago che difende in mezzo. Ecco, l'angelo non c'è più, però quello scuro c'è ancora. Perfetto, i due maghi vanno giù. Anche quello lì, magari il nano. Questo è utile. Perfetto, ci ha protetto la coppia dello sciamano, ci ha protetto l'angelo scuro. Proteggilo con la protezione. Dai che recuperiamo. Manda l'angelo sotto. Perfetto. E gli buttiamo per fargli un po' di paura il drago. Guardalo lì il drago. Che poi con la ginacella si potenzia perché la ginacella potenzia tutte le cose a distanza. Buttiamo un altro drago qui. Perfetto. Abbiamo vinto, dai. È possibile che non abbiamo vinciamo noi. No, non provarci nemmeno con quell'elementare del fuoco. Dai, dai, dai. Giù con le frecce. Ok. Arcieri in basso per proteggere quello possibile. Con l'elementare. Ok, abbiamo vinto. Abbiamo battuto Toy americano. Perfetto. Almeno due vittorie su tre. Va bene. Poteva andare peggio. Va bene, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che abbiate capito tutte le news che vi ho dato. Le chiamo news, ma è un modo più intellettuale di chiamarle. Spero. E vabbè. Vi ricordo di lasciare like perché più like ci sono e più capisco che vi piacciono quello che porto. Va bene, se avete domande chiedete pure qua sotto nei commenti che io vi rispondo a tutti i commenti, oltre a ringraziarvi per i vostri bel video, grazie e tutto quanto. E niente, sperando che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare un bel like, un commento. Condividete il giro, iscrivetevi al canale e noi qui puntiamo ai 400 iscritti. Ci vediamo in un prossimo video. Stasera non so se c'è la live, però vabbè, non lo so, magari facciamo su GTA, però dipende cosa facciamo su GTA. Se facciamo sparatoria, no.
Penso no, perché l'abbiamo già fatto in storia e vi può annoiare. E poi secondo me online troverò quelli forti, quindi mi eliminano subito. Poi lo facciamo già su Fortnite, su Apex, lo facciamo su un sacco di giochi il combattimento, quindi preferisco magari se portiamo GTA, porteremo le gare online, quelle dove devi gareggiare con gli altri per arrivare prima, che magari sono più divertenti, oppure quelle parkour, quelle un po' strane, quelle con il giro della morte, magari se troviamo, perché se non le troviamo non, cioè, ma va male, non so come dirlo, ma va male. Comunque, cioè, nel senso che non è divertente senza le gare più difficili col parkour e tutto quanto, con il giro della morte, quelle strane, quelle impossibili comunque. Ci metterò un po' di più, ma potrebbe essere più divertente comunque come video, come live. Va bene, ci vediamo alla prossima. Basta video, cioè basta, chiudiamo questo video, sono dura troppo.